Ciao e buonasera a tutte voi. Siamo collegate sui nostri soliti canali per un nuovo appuntamento insieme. Voglio mettere il mio solito filtro, visto che mi piacciono e ce li abbiamo. Ok, allora. Colleghiamo anche qui. Che brutto che viene. Ciao e benvenute. Allora, voglio mettere anche Facebook. Ok. Ciao a tutte, fatemi sapere quando ci siete. Lo sapete che a me piace sapere chi c'è, chi non c'è. Ma anche chi non c'è, insomma, li voglio bene lo stesso. Io se riuscissi a tenere dritto questo iPad non sarebbe male, visto che vi faccio venire il mal di testa ogni volta, povere. Oh, no. Allora, ma se io lo giro? No. Buonasera, ciao Roberta, ciao Barbara, ciao Emma, ciao. Buonasera Giuseppina che mi sta scrivendo su Facebook. Io intanto cerco di tenere dritto questo coso. Mettiamo l'aria perché io ho già caldo. Ciao Tania, ciao Vittoria. Che belle che siete. Ciao Marzia, ciao Viviana. Si sente poco? Strano, vediamo un po'. No, dicono che si sente poco da Facebook. Vediamo se ora va un pochino meglio. Ciao Letizia. Allora, ciao Marianna, ciao Viviana. Ciao Caterina, ciao Angelica. Wow, ma quante siete? Che bello. Allora, mi dispiace per chi è su Facebook che mi vede sempre peggio. Ciao Loredana. Mi vede sempre peggio, invece io vorrei assicurare una buona vista anche a loro. Intanto bentornate, come state? Spero che il fine settimana sia andato bene, che siate state bene, vi siate riposate. Io sì, assolutamente, ho fatto un bel ritiro di yoga e quindi sono veramente molto rigenerata. Da questo. Oh, e ora siamo qui pronti. Allora, io no, vi devo far vedere come ho messo l'iPad della serie che se mi vede il mio ragazzo mi guardate, della serie che siccome l'iPad è suo, se lo vede o se sale il gatto mi distrugge tutto, quindi il gatto è qui che gira, sarà meglio che non faccia troppi danni. Allora, ciao Enrico, bene, bene, ci siamo tutti, fantastico. Noi facciamo passare i soliti minutini di nostri soliti mentre io apro i vostri messaggi. Cioè le vostre domande che sono tantissime. Prima cosa, come facciamo già da un paio di volte, metto le cuffie in modo che da YouTube mi sentiate un pochino meglio. Qui siamo veramente attrezzati, eh? Allora, siamo veramente super attrezzati. Ok, allora ci sono tante belle domande anche questa settimana. Felice che questo appuntamento vi piaccia e che per voi sia un po' un appuntamento fisso. Volevo darvi due comunicazioni veloci. La prima è che, ciao Sara, la prima comunicazione è che domani pomeriggio alle ore 18 fino alle 19 c'è una diretta su Instagram con
con Beatrice Mazza, che è una trainer ed insegnante di yoga, con la quale mi sono trovata estremamente in affinità perché lei ha realizzato un metodo di allenamento che si chiama Body Mindful Training ed è anche un'insegnante di mindfulness. Quindi wow, è fantastica, fa yoga, fa anche fitness, corsa, cioè è veramente allineata anche come modo di essere a me, a quello che propongo qui con voi. Quindi vi incoraggio ad esserci. Se non ci siete perché avete lavoro, figli, quello che è, poi comunque non vi preoccupate perché la diretta comunque la sarà salvata e farò in modo di renderla disponibile poi più avanti nel podcast, prima cosa, quindi questa da dire. La seconda è che volevo dare il benvenuto a chi è nuova, a chi è qui per la prima volta, quindi fatemi sentire se ci siete, e battete un colpo chi è che è qui per la prima volta durante la diretta del martedì. E benvenute, benvenute a tutte su questo canale, probabilmente avete già visto qualche video. E appunto vi siete incuriosite, avete deciso di partecipare a questa diretta e sono felice che voi siete qui. Spero che questi contenuti possano esservi di supporto nel vostro percorso di benessere, di realizzazione del peso sano, dopo che magari ne avete sentite già di ogni, da nutrizionisti, dottori e cose varie. Quindi spero che qua ci sia veramente un luogo dove possiate trovare comprensione, accettazione e incoraggiamento per il percorso che state portando avanti. E quindi, come funziona qui? Ogni martedì, da ormai ben 21 martedì, noi facciamo una diretta serale che vi dico già, andranno ancora avanti fino a tutto luglio e poi agosto mi fermerò un attimo per appunto le ferie e tutto quanto. Tanto comunque di materiale ce n'è abbastanza. E quindi, come funziona? Io ogni settimana metto fuori un post sulla sezione community di YouTube e lì potete farmi tutte le domande che volete e io a tutte le domande poi rispondo durante la diretta, appunto. Poi chi non riesce a farmi la domanda nel post può venire qui e farmi comunque la sua domanda in diretta. Io prima leggo quelle che ho già e poi rispondo. Poi, altra cosa, come avete visto ora sul podcast, stanno uscendo dei mini episodi dove ci sono le risposte a delle varie domande specifiche per argomento. Quindi, mentre prima magari era un po' complesso il discorso di andarsi a cercare ogni volta una diretta per sentire la risposta a una domanda, ecco, in questo caso vi ho agevolato un pochino il percorso. Bene, finite tutte queste introduzioni, partirei con le domande. Allora, la domanda di Caterina è la prima domanda che mi è stata posta. Buongiorno dottoressa, volevo chiedere se i farmaci che prendo ogni giorno possono influire in un'eventuale dieta, assumo mesalazina, farmaco per colite ulcerosa da 16 anni. Ho 52 anni e con la menopausa sono aumentata di 3 kg. Faccio molta fatica a perderli nonostante io pratichi la corsa. Grazie mille per la sua bravura e disponibilità. Ok, allora, il farmaco fondamentalmente non interferisce con una dieta. Sicuramente in caso di colite ulcerosa c'è bisogno di un tipo di alimentazione che è molto molto antinfiammatorio per calmare un po' l'alto stato di infiammazione che c'è nell'intestino. Quindi sicuramente bisogna cercare di mandare la colite ulcerosa il più possibile nella fase di remissiva, perché la colite ulcerosa fa parte di una categoria di patologie che si chiama malattie infiammatorie croniche intestinali,
dalle quali non è che si guarisce, ma si hanno dei periodi più o meno lunghi di remissiva. Quindi bisogna cercare intanto di sicuramente promuovere appunto il fatto che il corpo stia comunque in remissiva rispetto all'attivazione della sintomatologia di questa patologia. Comunque non influisce sulla dieta, come avrai visto da diversi video e contenuti che ho fatto proprio dedicati alla donna in menopausa. C'è qualcosa da cambiare quando la donna entra in menopausa, perché cambiano cambiano parecchio gli assetti dell'organismo, soprattutto gli assetti ormonali, perché allora, in realtà questa cosa succede anche nell'uomo, cioè non è che l'uomo questa cosa non la subisce. La differenza la fa il fatto che noi siamo protette fino a circa 50 anni dagli estrogeni, che ci proteggono in tanti modi e proteggono anche, diciamo, mantengono anche una certa distribuzione tendenzialmente del grasso corporeo. E poi a un certo punto, sì, c'è tutto un discorso di periodo che comprende 10 anni in cui avviene questo cambiamento, però sicuramente è un qualcosa che rispetto a quello che succede all'uomo è ben più evidente, ben più impattante. Quindi il discorso qual è? Che il corpo comincia a cambiare, le sue esigenze cominciano a modificarsi e questo succede anche all'uomo, ma nell'arco di molto più tempo e quindi è un qualcosa che passa un po' più inosservato. Quindi la donna invece ha questo lasso di tempo che poi vabbè, varia, no? Da una donna all'altra, in cui ci possono essere appunto queste problematiche. Quindi è un momento in cui c'è bisogno di un po' più attenzione e soprattutto di accompagnamento della donna nel momento appunto della menopausa per comprendere quali sono questi cambiamenti a livello biologico, psicologico, sociale, a livello di ruolo della donna in vari modi, anche capire a livello proprio energetico che cosa significa questa nuova modalità dell'essere, questa nuova sfaccettatura dell'essere donna e che fa parte dei cambiamenti naturali che ognuna di noi ha nel corso della vita. Quindi questa è la prima cosa. E se sei aumentata di 3 kg durante la gravidanza, sì, scusa, durante la menopausa, puoi perderli, ma probabilmente c'è da fare qualche modifica sul lato alimentazione. E per fare questo, trovi qualche informazione sul blog, cioè proprio come dimagrire dopo 50 anni, e in alcuni video che io ho dedicato proprio qui sul canale. Quindi, comunque, se la domanda era comunque relativa al discorso dei farmaci, i farmaci comunque non influiscono. Allora, su Facebook mi dicono che non si sente bene. Non so come sia possibile, perché perché comunque ho tutto libero qui. Allora, scusate solo un attimo, voglio vedere. Provo ad avvicinarmi un pochino, vi vengo un po' nel viso, però. Allora, ditemi se si sente un pochino meglio su Facebook. Ditemi se va un pochino meglio. Vediamo, bla bla, dovrei parlare. Ok, intanto io leggo la prossima domanda. No, Patrizia. Buongiorno, ci puoi parlare del digiuno intermittente 16-8 nei dettagli? Grazie. Patrizia, sul digiuno intermittente 16-8 intanto trovi una playlist dedicata completamente al digiuno intermittente qui sul canale, quindi basta che vai su playlist, scorri un po' in fondo e cerchi
digiuno intermittente. Lì trovi tipo quattro video dove parlo del digiuno intermittente per la donna in diverse declinazioni. Poi, se l'argomento ti appassiona, ti interessa e vuoi saperne ancora di più, ho scritto un libro che si chiama proprio Digiuno intermittente per la donna, che se lo vuoi trovare, lo vuoi leggere, appunto lo trovi su Amazon. Basta che cerchi il mio nome, scrivi Digiuno intermittente Martina Pellegrini e ti esce il mio libro, che c'è in versione sia Kindle che cartaceo. Quindi poi comunque metterò il link qui sotto alla diretta. Ok, Max Aurora. Ciao, buongiorno dottoressa, la voglio prima di tutto ringraziare della sua disponibilità. Le volevo chiedere un aiuto, chiedere un suo consiglio. Ho aumentato l'attività fisica. Devo perdere gli ultimi 10 kg che purtroppo sono concentrati soprattutto sulle cosce. Secondo lei va bene effettuare Pilates 6-7 giorni e faccio ogni pomeriggio HIIT di 17-20 minuti, 5 giorni a settimana. Sto vedendo buoni risultati, gambe toniche, più belle sicuramente. Secondo lei va bene? Esagero, grazie mille, sempre gentilissima. Allora, a me non mi sembra male questo come è impostato l'allenamento. Cioè, diciamo che Pilates, ok, è un tipo di lavoro che è efficace, lavora molto sull'addominale, ok, e non solo. Quello va bene, comunque è un tipo di allenamento che non è come appunto uno di intensità. Diciamo che se ogni pomeriggio fai HIIT 17-20 minuti, va bene, diciamo che visto che ce l'hai accumulato più lì, io ti suggerisco di inserire esercizi che vadano a stimolare anche la parte molto anche la parte superiore del corpo, cioè alternare esercizi proprio all'interno di un circuito HIIT in cui fai tipo prima un esercizio tipo squat e poi subito dopo fai per esempio dei push-up oppure dei manubri, delle alzate laterali, alzate in alto. Questo perché questo consente al corpo, al sangue di circolare meglio durante l'allenamento e questo comunque favorisce anche l'utilizzo poi dei grassi per quanto possibile dalle zone un pochino più ostiche, anche se ricordiamoci che il dimagrimento localizzato non esiste. Quindi qui un'altra cosa che ti vorrei dire è che un'alternativa è anche quella di ridurre le sedute di HIIT, quindi farlo 2 o 3 volte a settimana, e le altre fare un allenamento più di forza e di sviluppo della massa muscolare per la parte superiore, quindi spalle, braccia, petto. Questo perché in questo modo vai a strutturare e sviluppare maggiormente la parte superiore del corpo e a diciamo rendere meno evidente magari un bacino delle cosce, delle gambe un pochino più ampie. Io di solito suggerisco alle donne che seguo di lavorare in questa maniera, proprio perché il dimagrimento localizzato non esiste. Cioè, quando voi vedete specie da chi fa fitness a alti livelli o comunque proprio, cioè, che si allena in continuazione, in quei casi lì gli allenamenti sono, cioè c'è veramente un modo di allenarsi abbastanza rigido, alimentazione abbastanza rigida, si raggiunge un peso molto basso e si alternano fasi in cui si va a fare più massa, più definizione, insomma non è proprio una passeggiata, ecco, quindi meglio piuttosto puntare su un allenamento appunto per la massa muscolare e per la forza che vada a ribilanciare un pochino le due parti. Allora, poi, altra domanda, Tania. Ringrazio per il suo modo molto spontaneo e naturale di affrontare la nutrizione e domando in menopausa quante volte a settimana si può mangiare la pasta e come assumere calcio se non consumo il latte. Ok, allora,
La pasta la puoi mangiare anche, cioè, quando vuoi, fondamentalmente. La pasta è una fonte di carboidrati. Non c'è alcuna ragione per cui tu non debba mangiare carboidrati se sei in menopausa. Io, come avrete visto, ma ormai lo ripeto sempre, io suggerisco di, specie in chi è in menopausa, di prediligere una fonte di carboidrati la sera, meglio se, per esempio, in questo caso mi hai menzionato la pasta, meglio se una pasta integrale con un condimento, per esempio una crema di legumi, o comunque con un farro, per esempio, con pomodorini e ceci, quindi, oppure anche della pasta. Allora, si era un attimo staccato il internet, ma vedo che siete ancora lì, ok? E quindi dicevamo che la pasta va bene anche tutti i giorni, non c'è problema, è una fonte di carboidrati, le fonti di carboidrati, sacrosante, poverine, si possono mangiare tranquillamente. Allora, cosa c'è da dire? Che comunque puoi associare alla pasta anche qualcos'altro, delle verdure, un secondo, quindi in modo da comporre un piatto in cui ci siano un po' tutte le fonti di nutrienti e da non doverti saziare necessariamente solo con la pasta. Poi, come assumere calcio se non consumo il latte? Beh, ci sono, lo puoi assumere dai vegetali, quindi per esempio ci sono vegetali ricchi in calcio, c'è la rucola per esempio, oppure le acque un po' più ricche in calcio, tipo le acque tipo ferrarelle, lete, uliveto, sono ricche in calcio, oppure che è proprio... Io lo adoro, è la tahin di sesamo, che è pasta di sesamo 100%, da semi di sesamo decorticati e tostati, ed è fantastica perché usata come condimento è veramente ricchissima di calcio. Io mangio per l'appunto pochissimi latticini e solo ogni tanto il fine settimana, magari un gelato. Quindi assolutamente tahin di sesamo. Io suggerisco di investire in un buon frullatore e di farvela da voi. Per inciso, i semi decorticati di sesamo ce li hanno all'Esselunga e sono buonissimi. Ok, poi Tania, sempre. Buonasera dottoressa, gli domando se è necessario fare il digiuno tutti i giorni. E se nel caso se decido per 14 ore posso prendere latte di cocco. Allora, no, non è necessario farlo tutti i giorni. Se hai letto il mio libro, vedi infatti che io suggerisco di farlo 2 o 3 volte alla settimana, non di più, soprattutto per una donna, eviterei. E poi se decido per 14 ore posso prendere latte di cocco. Sarebbe meglio di no il latte di cocco, cioè se nella fase di alimentazione nessun problema, però il latte di cocco nella fase di digiuno no, perché il latte di cocco comunque ha un pochino di zuccheri e quindi no, meglio di no. Un cucchiaio di olio di cocco, sì. Sofia, buongiorno dottoressa, le chiedo se sia normale che da un giorno all'altro il corpo prenda 800 grammi un chilo senza aver fatto sgarri il giorno prima né quelli precedenti. A cosa è dovuto? Sì, Sofia, è normale. È normale ed è dovuto, ora non so se tu sei in età fertile, comunque è dovuto ai fluidi, alla ritenzione di fluidi che può essere dato in base appunto al momento del tuo ciclo mestruale e poi in generale ai fluidi corporei, come vengono gestiti e distribuiti durante la giornata. Dipende se sei andata a fare la cacca oppure no, se soffri un po' di stitichezza oppure no. Quindi è assolutamente normale, non c'è niente di cui preoccuparsi. Io se mi peso la mattina sono un peso, se mi peso la sera di solito sono 1 chilo in più, ma va benissimo così, cioè è normale. L'importante è non farsene un problema di questo, cioè sapere che semplicemente il corpo,
il corpo appunto gestisce cioè, i suoi liquidi in maniera appunto diversa rispetto a come noi pensiamo. E, cioè, non è che abbiamo un peso fisso e quando lo vediamo aumentare allora sono grassi sicuramente, è grasso sicuramente. Anzi, la maggior parte dei casi appunto sono liquidi, per questo ci si dovrebbe pesare comunque una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, se non, cioè una volta ogni 2 settimane magari se stai facendo un percorso, una volta al mese, ma anche di più se comunque non hai, cioè non stai seguendo niente di particolare e insomma ti stai mantenendo. E, allora, Rosa. Un'altra domanda, ah no, questa 12 ore fa la leggo dopo perché ne ho altre in coda. Barbara, buonasera dottoressa, io sono in menopausa precoce da quando avevo 32 anni, ora 47, sono alta 1,57 per 75 kg, non faccio attività fisica, anche, anzi qualche anno fa praticavo zumba, poi per un dolore alla schiena ho dovuto interrompere, fatto delle diete con risultati 10-12 kg, poi tutti ripresi purtroppo. Però ora non sto bene con me stessa, sempre piedi e gambe gonfi. Puoi aiutarmi? Vorrei fare tanto qualcosa. Grazie, Barbie. Barbara, ok, allora intanto ti chiedo se la schiena l'hai messa a posto. E io oggi sono particolarmente sensibile all'argomento schiena, perché anche io ho dolore alla schiena ora, infatti ieri sono andata dal fisioterapista, quindi mi raccomando queste schiene fatele vedere se accusate dei problemini, perché farsi mettere a posto la schiena è molto molto importante, soprattutto perché la schiena vi serve, ci sono tantissimi segmenti, parti del corpo che sono connessi a questa schiena, quindi io appunto ho iniziato questo percorso anche perché ci soffro, cioè ho familiarità proprio per ernie, insomma, cose poco simpatiche. Tra le altre cose, il mio fisioterapista, vi racconto questa, mi ha visitata e mi ha detto: io ora ho dei dolori appunto alle lombari, mi ha fatto un po' di anamnesi e poi mi ha detto: te sei fortunata perché fino ad oggi il tuo stile di vita ti ha salvato, cioè tu mangi bene, fai meditazione, yoga, fai tutte queste cose qua e respiri bene e quindi questo ti ha protetto da dei dolori che potevano essere molto molto più gravi di questo. Però poi mi ha detto, a un certo punto il corpo ti presenta il conto. Quindi questo per dire che comunque è tutto collegato, no? Visto che parliamo di un approccio olistico dove non c'è niente che non ha niente a che fare con l'altro. Io quando le donne mi dicono che hanno problemi di schiena, cavolo, bisogna andare da un fisioterapista, bisogna andare a farsi vedere, a fare magari delle sessioni appunto per farsi un attimo rimettere a posto, perché questo è importante, cioè la nostra, ricordatevi che salute non vuol dire assenza di malattia, ma vuol dire completo stato di benessere biopsico-spirituale. Non l'ha detto Martina Pellegrini, l'ha detto l'OMS, questa cosa la potete cercare e trovare. Quindi ecco perché è importante avere cioè quando si parla di come stiamo, è una domandona, perché dovrebbe comprendere tutti gli ambiti della nostra vita. Quindi il punto qui è come fare qualcosa in questo caso. Allora, da quello che ho capito, cioè comunque tu, Barbara, quando fai una dieta perdi peso, non hai problemi perché 10-12 kg dietro se ne sono andati, però poi li hai ripresi. Quindi qui bisogna, cioè qui mi viene da pensare, da questa cosa qua, che in realtà queste tipologie di diete non erano mai un processo in cui andavi a modificare realmente lo stile di vita. Perché quando noi iniziamo un percorso di dimagrimento, il percorso di dimagrimento non è una parentesi della nostra vita, cioè la dieta in generale, la dieta non è una parentesi della nostra vita e che poi una volta finito si fa il mantenimento e si ricomincia come prima. Non è così. Cioè, il discorso del dimagrimento significa,
decidere di dire basta per sempre al vecchio modo che avevamo di mangiare, di muoverci o non muoverci, di gestire le situazioni stressanti, le nostre emozioni. Vuol dire dire basta, io quella cosa là non la voglio più, adesso voglio impegnarmi a modificare le mie abitudini e che questo duri per sempre. Io vi posso assicurare che questo non significa mangiare riso e pollo insalata a vita, non è assolutamente questo. Cioè, purtroppo è stato fatto, cioè, negli anni tutta la mia categoria, me compresa, perché anche io appena laureata facevo così, fissati su queste diete ipocaloriche, pochi grassi, tutto scondito, meno calorie possibili, bassi grassi, bassi carboidrati, basso tutto. Non è quello il discorso. Noi bisogna costruire delle abitudini sane che vengano portate avanti a lungo. Io mi devo innamorare della mia colazione, del mio pranzo, del comprare alimenti colorati. Va benissimo anche prendere ogni tanto un qualcosa di confezionato. Io stamattina mi sono andata a comprare il muesli della Kellogg's, la granola. Dentro c'è l'olio di palma e allora, cioè, non succede niente quando tu comunque mangi prevalentemente sano e ogni tanto ti ci butti dentro un po' di olio di palma. A volte ci sta, cioè, non bisogna demonizzare tutto e sempre, cioè, con molta serenità, non è quello il problema. Quindi qui bisogna cercare, Barbara, lo dico a Barbara, ma lo dico a tutte voi, di acquisire un atteggiamento rilassato ed equanime nei confronti del cibo, in cui tu possa costruire, sulla base della quale tu possa costruire delle abitudini che puoi portare avanti per sempre. E se ci sono degli ostacoli in questo, perché è probabile che ci siano, lavoriamo su ciò che per te costituisce in questo momento un ostacolo, per esempio la mancanza di tempo, la mancanza, l'emotività forte che ti porta a mangiare anche quando non vorresti, tutti questi aspetti qui, su tutti questi aspetti qui ci puoi lavorare. Ovviamente serve un qualcuno comunque che sappia vedere tutto l'insieme e diciamo che tendenzialmente cioè l'approccio normale è quello che se vai dal nutrizionista ti guarda solo la dieta, non va a vedere, cioè, tutto questo approccio, ma perché effettivamente è un lavoro più lungo, più complesso, richiede comunque l'avere delle competenze che per formazione il nutrizionista e il dietista di base non hanno. E lo dico perché cioè io parlo di queste cose perché sto frequentando intanto una scuola che mi sta formando su questa tipologia di approccio, yoga e Ayurveda, quindi diciamo che è una visione integrata e appunto olistica del benessere della persona. E poi domanda di Rosa. Sì, di Rosa. Buonasera dottoressa Martina, volevo chiedere se c'è un'evidente differenza tra una dieta dissociata, solo carbo, verdure e grassi a pranzo, e un'altra in cui si introducono carbo, proteine e grassi allo stesso pasto sia per pranzo che per cena. Cambia qualcosa a livello di sazietà a lungo periodo? Spero di essermi spiegata bene, la ringrazio per le sue risposte. Ok, quindi Rosa mi sta chiedendo se c'è differenza tra fare una dieta dissociata oppure una dieta in cui ci sono tutti i pasti, cioè tutti i macronutrienti insieme. Allora, e se cambia qualcosa a livello di sazietà, ma fondamentalmente, allora, se ci sono le proteine, il pasto verrà sempre sicuramente più saziante rispetto a un pasto dove ci sono solo carboidrati e grassi, perché le proteine danno molta più sazietà. È anche per questo che nei percorsi di dimagrimento le proteine sono in quantità, cioè vengono aumentate, perché comunque permettono di
di mantenere meglio un percorso di dimagrimento. Quindi direi questo che c'è come differenza, però ci sono dei casi in cui bisogna comunque valutare anche la fattibilità, lo stile di vita, cioè ci sono diverse persone che gli risulta proprio difficile pensare per qualche motivo di fare un pasto completo in questo senso di tutti i macronutrienti per esigenze lavorative e tutto. E allora in quel caso meglio allora non fare tutti i macronutrienti nello stesso pasto e frammentarli durante la giornata, magari più a colazione o più a cena. Dipende qui da cosa possa risultare più sostenibile per la persona, perché l'obiettivo, come abbiamo detto anche prima, è andare verso la creazione e lo stabilirsi di nuove abitudini che durino potenzialmente per tutta la vita. Quindi bisogna cercare di fare ciò che possa essere portato avanti il più a lungo possibile. E quindi se una cosa, cioè bisogna fare qualcosa di dissociato, che si fa, non c'è problema. Poi, sempre Rosa, un'altra domanda: l'alimentazione influisce sullo scatenarsi di malattie infiammatorie nel nostro corpo? Io ho una malattia rara della pelle, mi darebbe beneficio una sana alimentazione con ridotto contenuto di zuccheri? Un abbraccio e sempre grazie a priori per le sue risposte. Allora, Rosa, beh, sì, sicuramente influisce l'alimentazione sul poi lo slatentizzarsi di una malattia infiammatoria, specie quelle su base autoimmunitaria. Un'alimentazione con ridotto contenuto di zuccheri è assolutamente indicata di beneficio per tutti quanti. Diverso il discorso per gli sportivi agonisti, in cui per esempio i ciclisti utilizzano moltissimo zuccheri semplici perché ne hanno proprio bisogno per fare i loro allenamenti. Quindi influisce, attenzione alla componente stress, perché lo stress direi che è una delle cause veramente principali e determinanti di queste problematiche, appunto, delle malattie infiammatorie e autoimmuni o anche solo infiammatorie comunque. Quindi attenzione appunto a come stiamo gestendo lo stress, ma anche tipo una preoccupazione, una forte rabbia, rancore, cioè attenzione alle emozioni che magari sono lì un po' congelate. È molto importante il lavoro emotivo. E poi l'ultima domanda è quella di Ilaria che mi chiede come fermare l'impulso a dover finire tutto nel piatto anche se si è piene. Ilaria mi ha scritto una mail per farmi questa domanda che era un pochino più complessa, cioè completa, diciamo. Io l'ho riassunta in questo modo. Lei mi diceva che sente proprio questa necessità cioè, di finire quello che ha nel piatto, di non riuscire a fermarsi. E sicuramente questo è diciamo, quel momento andrebbe per quanto possibile fermarsi un attimo e provare a diciamo congelare quel momento diciamo come fermare il tempo e guardare che cosa sta succedendo nel momento in cui il piatto è davanti e senti il bisogno di finirlo, cioè quali pensieri arrivano in te, che cosa ti accade dentro, spesso ci può essere paura che non ci se ne sarà più, quindi bisogna sicuramente scoprire che cosa ci attiva dentro quella cosa. Ci può essere può emergere un ricordo magari di abitudini in famiglia, ci possono essere casi in cui magari questo succede per esempio chi è stata magari la più piccola in famiglia, perché magari una seconda o terzogenita, che succede che magari durante l'infanzia a tavola arrivava il cibo e tutti si accaparravano il più possibile e lei rimaneva sempre quella con meno cose. Questo poi dopo
può comportare il fatto che la persona abbia, abbia sviluppato questa cosa di volersi accaparrare o comunque di voler finire necessariamente subito tutto quello che c'è nel piatto. Oppure può essere un discorso che deriva dalla cioè dal privarsi delle cose, dalla mancanza subita a cui magari ci si sottopone nel tempo dovuto a particolari diete. Quindi quando poi le cose sono nel piatto c'è questa cosa di volerle finire. Oppure mi è capitato di una donna che seguo, che in famiglia le veniva detto che doveva finire tutto nel piatto perché è peccato lasciare le cose, buttarle via. E il cibo non si butta, il cibo non deve avanzare, quindi anche quello è un qualcosa che ho ritrovato spesso. Quindi la prima cosa è riconoscere quello che sta succedendo in quel momento. È arrivato Dharma, ciao, saluta il nostro pubblico da casa. Quindi direi che innanzitutto bisogna capire che cosa ti sta muovendo dentro e poi dopo a quel punto ci si può lavorare, perché intanto bisogna razionalizzare un momento quel groviglio di cose che avvengono in quel momento e poi sì, ma voi lo sentite che sta miagolando come un matto? Boh. E quindi dopo vedere appunto cosa si può fare e autoanalizzarsi, intanto si può fare anche con il semplice diario per capire questo a cosa sia dovuto. Poi l'impulso si ferma solo dopo che si è compreso come mai c'è questo desiderio, questo impulso a voler andare a finire appunto il piatto. È una cosa da cui sono passata anche io, quindi lo so bene ed è una questione molto di esercizio, di portarci poi, quando si è un po' compreso quali sono le dinamiche interiori, portarci la consapevolezza, essere molto presenti nel momento in cui si sta mangiando, lavorare con la visualizzazione. Questa è una cosa che nei percorsi personalizzati con il metodo Luna poi facciamo, fa parte proprio della fase trasformazione. Allora, ho finito le domande qui, quindi passo a quelle nella chat. Allora, Enrico, dato che mangio molta anguria per fronteggiare il caldo, in pratica tutti i giorni per il peso non ci sono problemi? Allora, molta anguria, beh, allora l'estate è un momento in cui si tende a mangiare molta frutta perché rinfresca, eccetera. E, diciamo, l'unica cosa, se vogliamo, è che magari non sazia molto nel lungo termine. L'anguria tendenzialmente è proprio tantissima acqua, quindi va bene, non c'è problema a mangiare anguria. Ora bisognerebbe diciamo contestualizzare e quantificare quanta anguria è, però potrebbe far parte anche di un piatto, cioè si può fare un'insalata di anguria e semi e quindi va, sì, si può fare anche in questo modo, quindi un'insalata di frutta bella ricca, su internet ci sono sicuramente tantissime ricette in cui si può utilizzare appunto e farci un bel piatto estivo. Allora, poi. Era un po' indietro questa domanda. Ok, poi. Oh, si è sconnesso Facebook. Ok, ora è ritornato. Io mangio. Vincenza dice: io mangio dell'anguria e credo mezzo chilo al giorno, mi fa bene o faccio male? Beh, comunque, allora dire fare bene o fa male dipende sempre dagli obiettivi che. Non te lo so dire, diciamo, cioè sicuramente può essere inserito all'interno di un pasto, può essere sostituito, inserito durante la giornata, però appunto dire fa bene o fa male, cioè niente fa male fondamentalmente, dipende appunto da stile di vita, fisiologia, cioè
peso, altezza, obiettivi che si hanno, il contesto dell'alimentazione, quindi ci sono tanti fattori poi che influiscono. Allora, ma come si fa con questo gatto che non ce la fa a stare fermo? Perché non c'è il mio ragazzo, quindi lui vuole stare qui e fare confusione mentre la mamma lavora. Allora, Enrico, non so se mi hai risposto durante la domanda riguardo l'anguria, se possiamo mangiarne normalmente perché è molto buona e dissetante, penso sia il frutto principe dell'estate. Infatti sì, ti ho risposto e sono d'accordo. Vincenzo, il mattino vado a camminare, dottoressa, sto perdendo peso. Perfetto, brava, continua così. E rendila un'abitudine, quindi fai in modo che ti piaccia, farlo, prendilo proprio un momento, magari leggendo ascoltando dei podcast, non dico i miei per forza, però podcast in generale, ascoltando degli audiolibri, può essere appunto una modalità utile per rendere appunto quel momento un momento unico e che ti incoraggi poi a portarlo avanti. Helen, ciao dottoressa, alimenti antinfiammatori se deve evitare a chi è in menopausa. Ah, ok, ma gli alimenti tendenzialmente proinfiammatori sono tutti quelli comunque confezionati, industriali, trasformati, ma anche lì il problema non è se se ne mangia ogni tanto qualcuno che durante la settimana, ripeto, il muesli che ho comprato stamattina, che non è proprio il miglior muesli di sempre, se vuoi un pochino proinfiammatorio è, però, cioè, il discorso dell'infiammazione non è che c'è un cibo che da solo è proinfiammatorio e che farà danni alla nostra alimentazione, al nostro corpo, è sempre un discorso di equilibrio, di un bilancio, perché comunque dipende da com'è la tua alimentazione in generale, da quanti omega 6, omega 3 assumi. Durante nella tua alimentazione e da appunto il rapporto che c'è tra i due. Quindi non c'è tendenzialmente degli alimenti da evitare infiammatori, cioè sono sempre i soliti fondamentalmente che da evitare, bisogna mangiarne il giusto. Dottoressa Martina, come sono felice di conoscerti, sei molto disponibile, grazie di tutte le risposte. Grazie a te Tania, sono felice che ti piaccia quello che dico e come tratto questi argomenti. Franca, grazie dottoressa dei tuoi consigli. Volevo chiederti se al mattino posso mangiare frutta e qual è la più consigliata. Sempre grazie. Sì, puoi mangiare frutta, mangiala se comunque il discorso è sempre realizzare il peso sano. Suggerisco comunque di fare una bella colazione ricca dove ci sia una fonte proteica e dei grassi, quindi per esempio lo yogurt greco, l'uovo e farci dei pancake oppure delle crepe con dei grassi tipo frutta secca, cioccolato extrafondente, e va bene anche la frutta. Quindi la frutta va bene, la migliore è sempre quella di stagione e locale. Grazie Enrico dei suoi complimenti. Dottoressa dice Aurora, l'avocado toast va a sostituire uno spuntino? Allora, se avocado toast dici non lo dico, il pan carré con l'avocado, beh, sì, può essere sicuramente uno spuntino, da capire se non rischia magari di saziarti troppo o troppo poco, dipende dal tuo stile di vita, perché un avocado toast sono due fette di pan carré con un avocado dentro, quindi è uno spuntino abbastanza consistente. Quindi dipende dal tuo stile di vita, da quanto hai mangiato a pranzo, se hai mangiato poco e fatto solo uno snack perché non potevi, può essere un bello spuntino consistente. Quindi ecco, dipende, può esserlo, puoi mangiarne metà, se è proprio solo uno spuntino appunto per tappare, per fermare un attimo la fame, quindi dipende. Però va bene come proposta. Franca,
Franca, cara dottoressa, vorrei sapere qual è la frutta più indicata per la colazione. Sì, qualsiasi frutto va bene, meglio se locale e stagionale. Anche se poi, cioè, io mangio le banane anche, quindi non è locale, però voglio dire, diciamo, prediligere locale e stagionale. Poi, insomma, vedete voi, ecco, è meglio sicuramente locale e stagionale perché è più ricca sempre di sostanze appunto benefiche, perché sono meno prodotti delle serre, quindi cresciute sotto il sole. Dalila, buonasera, buona serata, volevo sapere se è bene fare il digiuno intermittente. Come no, Dalila, se il digiuno intermittente ti interessa e ti incuriosisce e pensi di volerlo provare? Io sono sicuramente a favore. Ho realizzato diversi video sul digiuno intermittente e anche un libro. Quindi, intanto, se vuoi sapere come la penso, trovi un video più video su una playlist dedicata qui sul canale dove si parla proprio di digiuno intermittente in tutte le salse per la donna. E quindi lasciami pure un commento, poi mi fai sapere cosa ne pensi. Aurora, metà avocado e una fetta di pane integrale. Sì, direi che va bene. Sì. Poi, appunto, da capire in generale com'è la tua alimentazione, però, appunto, mi hai scritto prima che il tuo obiettivo è il dimagrimento, fai un sacco di attività fisica, quindi caspita, direi che va bene. È tornata all'attacco, la tigre, vero? Tornato all'attacco. Ora sta mangiando il filo. No, via. È proprio come i bambini. Allora. Ciao Stefania, benvenuta. Elisa, ciao, perché consigli carboidrati la sera e non a pranzo? Grazie. Allora, intanto non è che è una regola fissa, cioè io di solito suggerisco i carboidrati la sera, specie a chi è vicina alla menopausa o dopo la menopausa, perché è un momento in cui spesso anche il sonno è molto più complicato, cioè la qualità del sonno è peggiore, c'è bisogno più di capire come promuovere il rilassamento anche serale, perché il sonno è una delle prime cose da aggiustare. I carboidrati la sera favoriscono appunto il rilassamento per il rilascio di serotonina nel nostro corpo e quindi questo appunto ci fa stare bene, ci fa riposare bene e gli ormoni del dimagrimento si attivano soprattutto la notte. Poi per il resto la donna in menopausa ha bisogno di spostare la sua alimentazione più su proteine e grassi da utilizzare per lo più al mattino e nel passo di metà giornata. In modo da sfruttare cioè, i più bassi picchi di glicemia, cioè bisognerebbe cercare di tenere questa glicemia il più basso, cioè abbastanza bassa, lo si fa con appunto un'alimentazione che per la maggior parte della giornata sta più bassa in carboidrati, ma non vuol dire che non vanno mangiati, perché la sera sì, una colazione anche in cui c'è in tutte le fonti dei macronutrienti, sì, solo che poi cambia la distribuzione, quindi magari più porzioni di un nutriente a colazione, quindi piuttosto che un altro, cioè magari una colazione diventa più con grassi e proteine e un pochino meno carboidrati, che poi si mangiano o nello spuntino pomeridiano a cena. Dipende sempre molto, dipende sì, anche molto dal biotipo corporeo, cioè invece una donna per esempio con più tendenza ad accumulare grasso nei fianchi e nelle cosce, vita più stretta e busto più stretto, lì invece al contrario, meglio mangiare un pochino più carboidrati distribuiti nell'arco della giornata, meglio se tra colazione e pranzo. Miley, buonasera, volevo chiedere quando mangio, dopo un po' mi sento vuoto come se non avessi mangiato niente. Sto allattando un bambino di 3 mesi, non
Non riesco a capire, sto prendendo anche chili. Allora, Mali, rispetto a questo, se vai sul canale YouTube di Alessia la tua ostetrica, lunedì scorso ero sua ospite proprio per parlare del tema come dimagrire dopo la gravidanza. Quindi ti invito ad ascoltare quella diretta perché abbiamo risposto a diverse domande su questo tema qui. E se senti vuoto dopo un po' è probabilmente perché hai bisogno di rivedere un attimo sicuramente tutta la tua alimentazione perché, e la composizione soprattutto, perché mi sembra strano. Vincenza, dicono che omega 6 fa male, dottoressa, è vero, invece si dice che omega 3 è buonissimo e fa bene. Mi può dire qual è la cosa giusta? Grazie mille, dottoressa. Allora, grazie per questa domanda, Vincenza, perché è importante. Allora, si pensa che ci siano gli omega 6 che sono cattivi perché sono pro-infiammatori e gli omega 3 che sono buoni perché sono antinfiammatori. In realtà si tratta più di un rapporto di infiammatorio, tant'è vero che i laboratori più specialistici a volte fanno per valutare lo stato di infiammazione del corpo, non è che vanno a vedere quanti omega 6 e quanti omega 3 ci sono, ma valutano, cioè sì, lo fanno, ma poi fanno il rapporto tra i due, perché quello che conta è il rapporto che c'è tra di loro. Quindi, allora, tendenzialmente, purtroppo in Occidente, ma non solo, comunque sempre di più la dieta occidentale, la Western diet, si è spostata verso un'alimentazione molto più ricca in omega 6, e invece questo non va bene perché ci deve essere un rapporto che in questo momento è in estremo favore degli omega 6. Gli omega 6 devono essere sempre un pochino più alti, ma non altissimi rispetto agli omega 3. Quindi diciamo che la risposta è non ce n'è uno che fa bene e uno che fa male, dipende dal rapporto che c'è tra i due. Tendenzialmente è più facile, molto più facile, esagerare con gli omega 6, perché sono praticamente ovunque. Quindi è questo poi il senso poi anche dell'integrazione degli omega 3, perché gli omega 6 sono già abbastanza diffusi. Infatti, darmi ancora un micetto pieno di energie, poi si calmerà. Ci sono passata anche io con il cane. Non aveva pace, ora non mi accorgo che è in casa. Meno male, guarda, Barbara, guarda, mi sta guardando malissimo. Che bello il tuo gattino, ne ho due e li amo tantissimo. No, ora ve lo faccio vedere, perché è veramente. Eccolo lì, è sulla scrivania del mio ragazzo e ora mi guarda. Oi, oi. Insomma, ecco, è arrivato anche lui. Ciao. Ok, allora, sono le 10, direi che ci siamo risposto a tutte le domande. Anche il gatto ha dato il suo spettacolo, quindi ci siamo tutti. Allora, domani vi ricordo la diretta che ci sarà con Beatrice Mazza alle 18. E sul canale Instagram, quindi sul chiocciola dottoressa Martina Pellegrini, oppure sul canale Instagram di Beatrice Mazza. Le ho già preparato diverse domande per lei che vi saranno di aiuto, quindi ho pensato proprio a che tipo di domande fare che poi siano utili anche a voi, appunto le risposte. E quindi vi aspetto lì e vi auguro una buona serata e a presto. Ciao!